44.000 metri cubi di travertino, 284 colonne e 140 statue. Il colonnato berniniano di Piazza San Pietro è tornato a nuovo splendore dopo 6 anni di restauri costati circa 14 milioni di euro. La nuova veste, ultimata proprio alla vigilia della canonizzazione del 27 aprile, permetterà ai fedeli provenienti da tutto il mondo di perdersi nella lucentezza della foresta di colonne che corrono come per cingere le persone in un abbraccio senza fine, mentre l'esercito di santi, dislocato quasi a toccare il cielo, veglia sulle vicende del mondo. I lavori, che hanno visto l'impegno di 100 persone, di cui 60 restauratori, hanno permesso anche di approfondire alcuni aspetti del genio di Gian Lorenzo Bernini, come ci spiega il direttore dei Musei Vaticani, Antonio Paolucci. Abbiamo capito come lavorava Gian Lorenzo Bernini, per esempio. Abbiamo capito, e d'altra parte i documenti ce lo dicevano, che a un certo momento mancavano le risorse, il budget, come si direbbe oggi. E allora l'architetto Bernini fu costretto a selezionare un travertino che costasse di meno, non sempre di prima qualità, e le conseguenze le abbiamo viste nella conservazione di certe parti. Abbiamo anche capito come lavorava il grande architetto, lavorava per, come dire, tipo catena di montaggio, cioè i vari elementi architettonici, le colonne, i capitelli, le statue, venivano preparate prima e poi assemblate come per una specie di Lego del Seicento fatto con migliaia di tonnellate di travertino. Tutto questo è stato fatto in un tempo incredibilmente breve, in appena una quindicina di anni. Se si pensa alla tecnologia dell'epoca, sono tempi davvero prodigiosi. Gian Lorenzo Bernini progettò e realizzò quel gran teatro di colonne per Alessandro VII Chigi fra il 1656 e il 1673. I due emicicli colonnati hanno un ordine di percorso a 3 corsie, di cui quella centrale voltata a botte. Visto in pianta, il porticato assume la forma dell'ovato tondo che permette di superare il rischio di monotonia del cerchio perfetto. È un assetto architettonico che moltiplica all'infinito i punti di fuga e quindi gli effetti prospettici. Si è sempre detto che Gian Lorenzo Bernini aveva un sogno, no? Quello cioè di modellare la città di Roma come una sola immensa scultura. Non gli è riuscito di farlo, se non in pochi punti. Qui invece sì. Qui il Papa di allora, Alessandro VII Chigi, ha permesso a Gian Lorenzo Bernini di costruire una specie di unica scultura, l'urbanistica cioè come teatro, come plastica. Gian Lorenzo Bernini era uno che teneva conto degli effetti della luce sulle sculture, sull'architettura. Noi siamo qui dentro, nel sole di Roma, sotto il cielo azzurro di Roma, e siamo dentro un teatro che è dell'arte e della natura insieme. Questa è la ragione del fascino di questo luogo. Che costruito da un altro architetto sarebbe stato probabilmente monotono, noioso, tutte queste sculture in cima, tutte queste colonne una accanto all'altra. Invece Gian Lorenzo Bernini è riuscito a movimentare il tutto, a renderlo luminoso e meraviglioso. Ecco, la luminosità e la meravigliosità insieme sono i caratteri distintivi di questo luogo di Roma.